L'estate in Monferrato è alle porte e con essa voglia di ballare, di condividere emozioni all'aperto sotto i cieli stellati delle colline UNESCO. E per questo siamo con la rubrica 5 minuti con a parlarne in compagnia dei curatori del progetto Music System 2.0. La Music System è una discoteca mobile che è nata nei gloriosi anni 90, quando la voglia di ballare impazzava sulle piazze dei nostri paesi, e torna in una rinnovata veste che già lo scorso anno ha riportato in piazza tantissime leve e intere generazioni sotto il segno della dance. Daniele Caretti, proprietario della discoteca De Niro e uno dei curatori di questo progetto innovativo, ci spiega in cosa consiste Music System 2.0. Ecco, diciamo che dobbiamo fare un po' qualche passo indietro, oramai di 2 anni, perché è una cosa che personalmente avevo in testa. Music System è stato un simbolo per noi che abbiamo vissuto la dance appunto a fine anni 80 e anni 90. Al De Niro, il locale gestito con Timothy, negli ultimi anni abbiamo riscoperto che tante generazioni sono tornate da noi proponendo appunto serate dedicate alla musica anni 80-90. Abbiamo visto che c'era proprio voglia di partecipare, abbiamo rispolverato diversi ospiti di allora, e questo tutto nelle stagioni invernali. Da lì abbiamo proprio visto che era giunto il momento di riproporre anche l'estate quello che è stato il simbolo della discoteca in piazza. Negli anni 90 andavamo tutti col motorino a ballare nelle varie piazze e c'erano aggregazioni di migliaia e migliaia di giovani. Visto il risultato appunto del nostro club, abbiamo tenuto opportuno di rilanciare questa cosa. L'idea è stata elaborata con un po' di amici, e per dare comunque un giusto risalto e portare con certezza subito tanta gente, abbiamo fatto lunghi ragionamenti e tanto lavoro di aggregazione, riportando anche l'idea di un 30 anni di leve sulla piazza appunto di Cervina, dove noi giochiamo in casa, e abbiamo capito che c'erano tutte le possibilità per dare spazio a questo movimento. E questa avventura è subito riuscita al meglio, e tant'è che nell'estate alle porte avrà una sua continuazione, non soltanto da un punto di vista di aggregazione, ma anche di aggiornamento della parte tecnica e della proposta musicale, che non contiene soltanto i famosi anni 80 e 90 che tanto scatenavano le persone, ma anche proposte più aggiornate. E così ne parliamo con Beppe Penso, che è l'ideatore di Music System 2.0. Sì, intanto va detto che la versione 2.0 ci permette di fare una carrellata di grandi successi storici degli ultimi 40 anni. Questo ci ha permesso di portarli in pista e di attirare proprio una fascia d'età così ampia, e di trovare davanti magari i genitori e anche i figli genitori. Questa è una cosa che abbiamo fatto in tante date. Abbiamo cercato di selezionare solo il meglio per ogni singolo periodo storico della dance. Abbiamo rivestito completamente, dal punto di vista della scenografia e della parte tecnica, tutte quelle che erano le strutture, che erano le impalcature, che erano le scenografie, e questo ci ha dato ragione. Quest'anno abbiamo triplicato le date, altre sono in trattativa e poco per volta passate. E immagino che ci sia un calendario di date imminenti, perché l'estate, come dicevamo, è alle porte. Le date quest'anno sono veramente molte, ma ricordiamo, direi, quelle proprio imminenti, che sono sabato 1 giugno, Cine di Ponte Sesi a Candia Tonnellina, Festa della Leva di Candia, lo scritto nel 2001, e poi Borgo San Martino 8 di giugno, Borgo San Martino, dove vedrà ancora un ampliamento di quello che è lo spettacolo, perché abbiamo pensato di aggiungere delle cose ancora più importanti che il solo fatto di fare musica dance. Oltre a queste date, l'estate continuerà con altri appuntamenti, e ne parliamo in compagnia di Timothy Novelli, che è l'arte proprietario del De Niro e curatore del progetto Music System 2.0, e ci spiegherà appunto le date successive, ma anche particolari contenuti per l'enogastronomia mirata.
Sì, allora, anche quest'anno io e Daniele organizziamo una serata Music System sulla falsa riga dell'anno scorso, cioè ci sarà Music System unito alla Festa delle Leve. Non sarà più Cerina come l'anno scorso, ma quest'anno lo facciamo a Gabbiano e a differenza dalla festa dell'anno scorso abbiamo aggiunto una piccola particolarità che si basa appunto sull'aspetto culinario, ovvero ci sarà una street food monferrino, quindi basato sui piatti tipici monferrini, e questa sicuramente è una novità che proponiamo noi, quindi una rivisitazione dei piatti della cucina monferrini, però visto in una prospettiva più moderna. Abbiamo anche produzione dello slow food e quindi pensiamo che unendo questi due aspetti, la musica più la cucina tradizionale monferrina, possa essere un format vincente. Certamente un buon mix, e invito quindi tutti gli spettatori ad informarsi sulle date che verranno programmate con il Music System 2.0 dell'estate 2019 accedendo appunto ai nostri social, dove verranno presto comunicate. E tutti quanti abbiamo ora una grande voglia di divertirci e non resta che attendere l'estate di Music System 2.0. Grazie a tutti. Grazie.